del Natale al Basilico, una commedia di Valerio Di Piramo, giusto? Sì, riadattata sì. E tradotta in napoletano da Matteo Ferrara e Fabio Carino. Sì. Al Teatro Cardinal Massaia il 6 febbraio alle 21 in via Sospello, ne parliamo spesso, abbiamo spesso ospiti del Cardinal Massaia. Da chi parto? Da chi va? Per cavalleria partirei da Anna, che ci può raccontare, io ho letto più o meno la trama di un gruppo che si trova bloccato all'interno di una casa, giusto? E cosa succede poi? Le criticità che deve affrontare il padrone di casa in una situazione, diciamo, imprevista. Tu sei il padrone di casa? Sì, io sono Oreste, il padrone di casa, e sogniamo già di passare intimamente le feste natalizie con mia moglie e quindi finalmente tutti fuori dalle scatole, e invece poi per una serie di circostanze mi trovo bloccato in casa con tutta una serie di personaggi non voluti, non desiderati, ma quanto bizzarri, che creeranno poi... Chi è l'amata suocera? Leggo l'amata suocera. L'amata suocera nella commedia il nome è Rosa Puletto ed è interpretata dalla bravissima nostra attrice Stefania Paolo. Puletto. È capitato proprio questo nome, ma non è stato fatto apposta, è assolutamente riadattamento. Guarda, ti chiedo solo una cortesia, sì. Mi hanno dato una chiave, probabilmente la vostra, sì. Con 500 cartelle. Sì. Dove posso scegliere la cartella okay. Che mi riguarda. Allora, Natale al Basilico Foto. Ok, vediamo di trovare. Dai, tanto che facciamo sempre, c'è cioè, un foto militare, c'è un po' di tutto. Natale al Basilico Foto, aspettiamo. Allora, qui ci sei tu che hai questa sì. Tu sei dunque il padrone di casa. Sì, e poi c'è questa suocera, tu invece Anna sei chi? Sono... Non ricordi, sì, no, perché tu sei di... Sono un po'... No, però tutte le volte che io di mercoledì devo sentirmi dire non possiamo dire, non lo faccio più. Non lo faccio più, perché comunque no, non posso dire, no. Sei un'intrusa. Un'intrusa vamp, un'intrusa. Io proprio sono, sì, la vamp è intrusa, che dovrebbe essere vamp. Ma non lo è. Non si sa se riesce a qualcosina al suo scopo. Ma qualcosina possiamo dire, è la rivale d'amore di Rosa Puletto. Ah, che abbiamo detto, scusate se ho perso il filo, questa Puletto è? Stefania Paolo. Ma è la suocera di Oreste, che comincia a perdere un po' la memoria e ne fa di tutti i colori. E loro due si contendono. Immagine di scena. Si contendono, eccolo. Aspetta, qual è la Puletto? La Puletto è quella lì, esatto. Proprio. Sì, sì. Devo dire. Quella rosa, ecco. Le forme identificano proprio il diminutivo, quasi un vezzeggiativo. Va bene. E questa è invece la Vamp. Questa è mia moglie, sì. La mia cara mogliettina, con la quale però non riesco a passare delle ore tranquille. Ma tu vuoi passare le ore tranquille con la tua mogliettina o...? Sì, nella commedia sì. Bene, ci mancherebbe altro. Sì, è finzione scena. Allora, questa è la Puletto, interpretata da chi? Stefania Paolo. L'avete già detto? Sì. Lo ripetiamo. Lo ripetiamo. Oh, non è che posso seguire tutto io, Provateci voi. E invece la mia mogliettina, che è questa, che vediamo anche in questa foto, è... Perché posso ricordare tutto. La bella Barbara Pollice. Barbara Pollice. Sì, una nostra attrice da diverso tempo che sta con noi. Poi, Salvatore Palmieri. È il Vladimir. Coloro che queste due bellissime signore, cioè Rosa Puletto e eccola qui, eccola che Vladimir. No, questa è assolutamente, questa è l'aspirante vamp. Ah, sei tu? Esatto. Sì. Ma ti dona questa parrucca? No, non posso lasciarmi andare. Facciamo il punto della situazione, sì, perché sennò qui rischio di fare la figura pessima di chi non segue, ma infatti non riesco a seguire. Oreste, sì. Ti trovi all'interno di casa tua, sì. Per una tempesta di notte, bloccato. All'interno di questa casa si presentano la Puletto, benissimo. Più la Vamp, sì. Lilli, sì, sì. Con l'accento sulla I, cioè. più Vladimir, okay. Che è il russo che loro due si contenderanno, sì. E tu perché? Vabbè. Vladimir, poi? Poi avremo il ritorno inaspettato delle figlie che sono Giada e Giuliano, interpretate sì. Rispettivamente da Giada Torrente
e da Julien Cirillo, sì, che ritorneranno in casa inaspettatamente, appunto, perché anche lì si è bloccato l'aeroporto, i voli non partono più e loro, che dovevano finalmente andare via di casa per un po' di giorni, ritorneranno in casa. Allora, questo è il senso di tutto ciò, no? Guardate questo trio. Esatto. Che sono, non mi addentro perché non ho mica capito bene, ma non importa. Comunque sappiate che Natale al Basilico è al Teatro Cardinal Massaia questo venerdì 6 febbraio alle 21. Però che bella immagine questa. Questa è la vamp proprio più. No, non proprio. Sì. Va bene, è una commedia che in realtà è stata tradotta in napoletano, no? Sì, da Matteo Ferrara, che è il regista, nonché anche scenografo della commedia, e da me. Esatto. Questo in pigiama invece? Questo in pigiama è Vladimir, il russo che viene conteso dalla Rosa Culetto e dalla Lili. Scusatemi, Lili e Rosa Culetto che non c'è. Cosa di bello questo Vladimir? Non si può dire. Così me la devo vedere io. Doti nascoste. Ma dal pigiama non si direbbe, ma comunque. Poi scoprirete perché. Devo dire che hanno un pigiama del tutto originale, quindi tu lo fissi con un'aria un po' schifata, se vogliamo usare una parola molto diplomatica. Come mai lo fissi con un'aria schifata? Perché lui mi passa davanti e poi scoprirete perché il pigiama di chi è, da dove l'ha preso, è tutta una serie di gag che mi crea proprio insopportabile. Però, alla fine, scusa, nessuno si commette te? No, assolutamente. No, mia moglie secondo me è pure contenta che la commedia che arriva dentro, così non sta da sola. La bella Twitch, io vado avanti, sì. Di scena c'è chi è Vladimir Sedov. Sì, assolutamente. E sei tu col capello. Esatto, sì. Non si può dire la mia papanina. Esattamente. E vediamo però queste donne. Vabbè, abbiamo capito. Stiamo scherzando, naturalmente, ma è tutta da ridere. Sì, tutta da ridere. La pièce dura quanto? Circa un'ora e mezza di spettacolo effettivo, poi vabbè, ci sarà un intervallo di... Vuol dire qualcosa per discorso? Solo davanti a primo. Ok. Hanno questa presenza intrusa, no? Con davanti. Va bene? Parliamo anche, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, non soltanto del Natale al Basilico, sarà al Teatro Cardinal Massaia, ma anche in altri teatri, in altri posti. Sì. Allora abbiamo alcune date già fissate. Puoi ricordarle? La prossima di Natale al Basilico è, ma il 9 maggio 2015 a Teatro Monterosa. Via Brandolino. Sì, esatto. Via Brandolino. Mi inquieta un po' per la telecamera. No, scherzando, e parliamo anche della settima decimale, giusto? Sì. Che è un'associazione culturale nata nel luglio del 2000. Sì, è nata dalla volontà di tre amici, che sono io, Matteo Ferrara, che è citato perché è regista e del Natale al Basilico, e da Fabio Notario, che è quella presenza oscura che ci sta riprendendo con la terza telecamera. Esatto. E poi quindi nasce da diverse esperienze, quindi ci siamo uniti dalla mia e quella di Matteo Ferrara, che ho più o meno sulla scena teatrale da circa 10 anni, e invece da Fabio Notario, che porta la sua esperienza in campo cinematografico, sì, come YouTube e videomaker. Leggo un po' di cose, tutta colpa, non pare corna. Esatto. Il morto sta bene in salute? Sì. Sogno di un'altra di Sbornia, sì. Don Raffaele Trombone, sì, Cupido scherza e spazza, sì. Poi questo è finito, sì, naturalmente, è tutto, vuol dire, tutto da ridere, tutto da ridere, fino ad ora. L'unica cosa che può essere un po' di, diciamo, con i tempi corti, è un cortometraggio che abbiamo creato con il 10 marzo, che è il concorso, che è un po'. Però per il resto il nostro teatro è tutto da ridere dall'inizio alla fine. No, stavo guardando nuovamente una foto sul Natale al Basilico, ora ho capito perché tu sei contento con questo plastico, mentre le altre sono brutte. Sì, sì,
sì, assolutamente. Pantaloni di pigiama anche quelli. No, però potrebbero essere usati per il pigiama. Ma c'è la nostra Lili, perché Lili da Boletano. Sì. Si veste come? Anche lei in modo. Vediamo che questa è Lili. Sì, sì, assolutamente. Sei tu, sì. Sei tu, lo interpreti tu, questo tuo personaggio. Esattamente, questa è Lili. Anche lei devo dire che è sobria. Assolutamente. Chi ha curato i costumi? Allora, i costumi sono della decima arte in generale e solitamente vengono lavorati da un Lo siete propri? Sì, 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 che li sente propri. Io nella quotidianità. Non ho fatto sì, riesci a fare la spesa così. Mi va a cercare e poi se li indossa con uno sciamo. Ma in cui c'è la, come dire, la piattella suocera, marito della figlia, non so. Ovviamente sì, ovviamente sì. Cioè, si percepisce notevolmente, anche perché è la prima cosa che succede quando lui percepisce la presenza della suocera. Ma questa cosa? Bambina, cioè, come dire? Che pensa su tutte le cose? Tenta tutte. Ma perché? Riuscire a ammaliare questo rosso. Questo rosso è il grande. E chi sa? Cioè, i soldi. Ecco, questa è la passerella finale. Sì, e qui non abbiamo scusate, citato. Quindi manca uno. Sì. E anche lui molto sobrio. Sì, assolutamente sì, perché una delle sorprese finali sarà appunto questo personaggio che si aggiunge a tutti quelli che già affollano la casa del povero Oreste ed è interpretato da Diego Formica, un medico indiano che porterà una sorpresa, anche quella non gradita da Oreste. Sì, c'è proprio questo questo Oreste. Sì, assolutamente. Siamo quasi al termine, va bene, sì, c'è una foto di scena. Però il protagonista chi è? Oreste? Sì, la vicenda di pane gira intorno ad Oreste e al fatto che lui alla fine viene invaso in questi ospiti e perde tutta la sua serenità del Natale, assolutamente. La moglie è contenta, l'ho sentito? Sì, sì. Perché in italiano la commedia? Allora la commedia è stata tradotta in napoletano. Sì, io lo ricordo, te l'ho chiesto. Però è un napoletano molto comprensibile, assolutamente un napoletano molto comprensibile, proprio perché vogliamo che tutti coloro che ci vengono a vedere, anche se non sono campani, non sono napoletani, possano godere dello spettacolo. Tu parli in dialetto napoletano? No, io ho un personaggio italiano. Un personaggio italiano? Sì. Assolutamente. Si distingue. Ho un ruolo mio posto. Nel modo migliore. Esatto. Attore, perché ma funziona bene la commedia napoletana? Sì, sì. Forse sì. Perché ci sono molti meridionali, ma sì, non solo. Sì, sì, è molto seguita e noi abbiamo veramente abbastanza, possiamo dire, un grande successo. I progetti futuri di Decima? Allora, i progetti futuri sono fondamentalmente recuperare alcune commedie a brevissimo e alcune sono state appena citate, sono le Mazzicone e le Mazzicone, poi il Morto Sabbenino Salute di Maio. Ma queste sono da riprendere in mano? Sono da riprendere perché sono alcuni lavori precedenti di alcuni che fanno parte della Decima. Avete un sito? Abbiamo una pagina Facebook, siamo su Twitter, su Facebook, abbiamo un sito in costruzione, ma è quello dove vengono pubblicati tutti i nostri eventi e dove è fondamentale mettere mi piace per essere aggiornati è la pagina Decima. Perfetto. Facebook. Allora, visto che siamo in chiusura, facciamo in modo che ci ricapitoli brevemente. Diciamo che il periodo natalizio comporta già insomma una serie di piaceri e di tensioni. Abbiamo 3 minuti. Qua in questo spettacolo vediamo nel particolare le tensioni. Finito. Sono rimasto dentro i 3 minuti. Va bene. Ma tensioni divertenti, molto divertenti, piene di gag esilaranti, si ride dall'inizio alla fine. Con Oreste che si trova in questo caso, torniamo sempre.
seri a dover affrontare un Natale casalingo per una tempesta di neve. Si presenta una serie bellissima con questa... La moglie è Pulò. No, Carla e... Carla. Mentre la suocera è Rosa Pulò. Rosa Pulò, che poi arriva anche... Vladimir. Esattamente, sono contento. Insieme alla Lamp Lilli. E come personaggio finale abbiamo questo medico India. Per l'equilibrio della situazione. Ma in mezzo ci sono ancora le due figlie che rientrano in altre partite. Giustamente. Giada e Giulia. Ah, finisce bene, mi chiedo solo questo. Assolutamente sì. Perfetto. Non so se devo fare un corso intensivo, un interrogatorio, va bene allora. Io ringrazio gli ospiti di oggi, anche quelli che non sono venuti. Grazie. Ma voi ci siete. Sì, sì, noi ci siamo e ringraziamo voi per la possibilità. Quando volete siamo qua. L'associazione Decima Arte, Natale alla Basilico, Commedia Brilla. Allora, perché c'è il Basilico? Il Natale è perché è relativa a periodo. E poi perché c'è uno dei problemi che si trova ad affrontare, Oreste, è legato a un Pasqua. Perfetto! Abbiamo estrapolato un'ultima informazione, se fosse stata Pasqua sarebbe stata Pasqua, così. Sì, no, per esempio, sì. Due atti, Valeria Di Piramo, regia di Matteo Ferrara, Fabio Carino, Barbara Pollice, Salvatore Palmieri, Stefania Paolo, Anna Bandino, Giada Torrente, Giuliano Cirillo, Diego Fornito. Al teatro Cardinal Massaia il 6 febbraio, quindi dopo domani. Alle 21 in via Sospello. Grazie. Grazie. Sono una mazza, ho fatto sempre tutto io. Grazie. Noi abbiamo parlato anche questa sera di Natura Morte in un Pozzo e... Non è che lo voglio chiedere del medico di Moliere, giusto? Ci vediamo domani è giovedì, non mi ricordo tanto per cambiare che sono gli ospiti, ma dalle 13 naturalmente saremo qua, come sempre, con orario continuato. Grazie ancora e buona giornata.